E traffico da bollino rosso verso i luoghi di vacanza e Codacons torna ad attaccare sulla questione dei prezzi dei carburanti. Ancora una volta l'esodo arriva al termine di una lunga trafila di rincari alla pompa, dice Codacons, trasformando gli automobilisti italiani in una sorta di bancomat sempre a portata di mano. Nei giorni scorsi alcuni impianti in modalità servito hanno praticato un prezzo superiore ai 2 euro per la benzina. Codacons chiede al governo Draghi di intervenire sulla tassazione dei carburanti, tagliando le accise obsolete. Un intervento necessario, ma che nonostante le promesse nessun governo ha avuto il coraggio di abbattere.